Ultimo appuntamento con Mad Store speciale Musicultura. Ieri sera si è chiusa la 31esima edizione del festival, la vittoria di Fabio Curto sugli ultimi vincitori ancora in gara, ovvero Blindur. I miei migliori complimenti e Miele, e noi abbiamo approfittato per chiedere anche a loro il rapporto tra tecnologia e musica. Ovviamente facciamo tante congratulazioni a Fabio Curto per la vittoria. In quest'ultima clip c'è proprio lui che ci racconta il suo rapporto con la tecnologia, e poi abbiamo anche Blindur e abbiamo anche i miei migliori complimenti Miele, che pure era in finale anche nell'ultima sera. L'avevamo, se avete visto, raccontata nel video proprio di ieri, ma noi ne approfittiamo per ringraziare tutti voi che ci avete seguito durante questa settimana e per ringraziare tutti gli artisti e tutti i vincitori che si sono prestati a questo ragionamento insieme nel rapporto tra musica e tecnologia. Ma vediamo quest'ultimo appuntamento appunto con gli ultimi vincitori di Musicultura. Beh, penso che senza tecnologia oggi la musica sarebbe quasi zero, perché rimarrebbe confinata in dei luoghi dove si crea, insomma, per capirci. Senza tecnologia tutto questo non sarebbe possibile, un concerto di questo tipo non sarebbe possibile. Quindi io ho un rapporto discreto con la tecnologia, ma non buonissimo. Forse lui ha un rapporto migliore del mio con la tecnologia. No, sì, è vero. Negli ultimi tempi la tecnologia è diventata praticamente insostituibile per fare certe cose, però la cosa che deve comunque rimanere è l'aspetto umano della musica, che è l'aspetto principale. Quindi utilizzare la tecnologia come strumento per ampliare le possibilità, ma non come un qualcosa che invece deve sopperire delle mancanze del musicista. E qui ci vorrebbe un applauso. Bravo Enrico, bravo! Io me la vivo abbastanza bene, nel senso che credo che la tecnologia sia imprescindibile nel 2020 e che è sicuramente uno strumento che permette di ampliare enormemente gli orizzonti della creatività. L'importante, come tutti gli strumenti, è non diventarne schiavi, ma questo vale un po' per tutto, diciamo. E tendenzialmente direi che sono un fan delle cose di legno, ma assolutamente non mi dispiace tutto quello che è liquido. Quindi nella tecnologia, un po' perché lavoro come produttore in studio di registrazione, un po' per passione, mi piace ascoltare la musica sul vinile, ma mi piace anche ascoltare Spotify, per dire. Quindi ci sto dentro alla grande. Lo studio di registrazione è sempre una dimensione particolare, molto delicata, nella quale sarebbe bello arrivare preparati o comunque avere il tempo di vivere quello spazio come uno spazio di creatività. E sicuramente l'analogico ha un fascino particolare in quel contesto, per quanto il digitale sia enormemente d'aiuto. Ci sono i più grandi fonici e produttori del mondo che hanno totalmente abbracciato il digitale, quindi il che vuol dire che effettivamente un plus esiste. E, d'altro canto, però, per esempio rispetto all'home recording, io credo che ha dato la possibilità a tutti, perché oggi ovviamente con un budget in un qualche modo ridotto è facile avere un piccolo studio di registrazione in casa, però bisogna poi diventare bravi, quindi devi essere ancora più bravo di come era prima. E penso, non lo so, a Billie Eilish per esempio, che registra i suoi dischi a casa, e lei è una che li fa e suonano maledettamente bene, quindi lavorare a casa può essere un'enorme possibilità, ma bisogna diventare bravi. Ci sono veramente una varietà di cose infinite che possono stimolare la creazione, l'immaginazione, ma anche lo sviluppo emotivo che gira intorno a una canzone. Io per esempio sono un nerd dei pedali, sono sempre lì a smanettare con pedali per la mia chitarra, e sono tutti processori, tutte macchine che mi permettono di sviluppare un immaginario, senza le quali dovrei in un qualche modo modificare forse anche la mia composizione, la mia scrittura, il mio orizzonte creativo. Quindi credo assolutamente che la tecnologia è fondamentale. L'importante, la regola è sempre la stessa: sì a tutto, ma purché siamo sempre noi a guidare, non loro. Io non so che cosa siano gli strumenti che ci sono sul palco, quindi parla il nostro... No, invece questa è, è la risposta giusta questa. Ok. Tutto il lavoro sui miei migliori nasce... dalla mia ignoranza. Sì, esatto, è proprio così. Nasce grazie a soluzioni tecnologiche e solo dopo si arriva a un tentativo
a un vago tentativo di rianalogizzare qualcosa, quindi è un approccio, se vuoi, contrario, cioè l'elettronica è il punto di partenza e tutto il resto è ex post. Quindi io l'unico strumento che uso è il computer per scrivere e comporre i brani e produrli. Tra l'altro computer Apple, andate di MacBook. Computer Apple, MacBook Pro, io sono mega fan Apple, ho tutto Apple. Mi piace l'Apple. Io avevo sul palco un MacBook del 2011 che pregavo che Ruggeri ci mettesse abbastanza poco a finire di suonare perché avevo paura che non ci arrivasse la batteria. Quindi confido in una tecnologia che non si spegne. Però possiamo anche dire in più che Apple è una bomba, perché ieri ci siamo passati anche sopra con una macchina. Ieri siamo passati con una Mitsubishi ASX, siamo passati esattamente sopra il mio computer che era dentro una borsa, che era dentro una di quelle cartelle dove si mette dentro il computer, e il computer funziona ancora, ci sono solo 3-4 pixel in basso. Direi che questo è paradigmatico nel nostro rapporto con la tecnologia. Esatto. Passiamo ci siamo sopra, stati con, passati le auto, sopra con le auto, ma funziona ancora.